Sì, siamo soddisfatti perché abbiamo acquisito, diciamo, dei lotti, dei capoluoghi importanti. A noi interessava ovviamente andare sui territori dove siamo meno presenti, quindi abbiamo preso tre capoluoghi di regione importanti, Napoli importantissimo, Palermo altrettanto, e Cagliari. E poi perché abbiamo mantenuto il nostro stile, quindi abbiamo, diciamo, fatto un'asta con valori positivi, nel senso che abbiamo la giusta marginalità, che è quello che serve a dare una buona qualità del servizio ai nostri clienti. A2A non ha mai, come dire, immaginato che il problema sia la quantità, ma la qualità, e quindi il fatto di acquisire oltre 300.000 clienti in aree per noi importanti di sviluppo, con la corretta marginalità che ci consentirà di dare un buon servizio, diciamo che era quello che ci aspettavamo. Quindi 300.000, ma l'obiettivo non era 500.000, era per Sì, farmi. però il problema è soprattutto i clienti fuori dal proprio territorio, perché sul tuo territorio, per esempio siamo a Milano, quello che è successo statisticamente in tutte le ultime aste, per esempio quelle degli altri usi della salvaguardia, è che i clienti che passano a un altro gestore tornano poi al gestore storico, quindi ad A2A se hanno il gestore storico, di solito molto rapidamente, addirittura spesso prima di iniziare la fornitura con il nuovo fornitore, proprio perché A2A è un fornitore che dà qualità del servizio da sempre, quindi quello che noi ci aspettiamo è che una parte di quelli che stiamo perdendo noi per la, diciamo, appunto per la tutela rientrino da noi, mentre questo non sarebbe successo ovviamente a Napoli o a Palermo dove non c'eravamo. Quindi insomma, come dire, i conti non si fanno adesso, ma si fanno, diciamo, entro la fine dell'anno.